Signor Ministro, proprio perché l'Agenzia delle Entrate prevede il dialogo, dovrebbe prevedere, diciamo così, il dialogo con il contribuente, noi crediamo che lo studio di settore sia uno strumento vecchio, uno strumento che non funziona. E lo dico perché noi siamo in una situazione dove la revisione anche rispetto al periodo di crisi che è stata fatta di alcuni coefficienti è stata fatta in ritardo rispetto alla crisi di alcuni settori e di alcuni mercati. Però il concetto è una situazione dove ci sono aziende anche che hanno magari pochi dipendenti e tendenzialmente sono imprese familiari che rinunciano anche a un certo tipo di situazione familiare ed economica per poter pagare i pochi o i tanti dipendenti che hanno e questa è una situazione che prevede poi una mancanza magari di fatturato rispetto allo studio di settore, ma perché quel fatturato effettivamente non c'è. E il fatto di chiedere ad un'azienda in questa situazione, e ce ne sono tantissimi in questa situazione, di doversi adeguare allo studio di settore prevede anche una mancanza di liquidità e le aziende spesso lo fanno solo ed esclusivamente per evitare ulteriori controlli che diventano poi vessazioni rispetto alle situazioni di crisi aziendali che ci sono. È proprio per questo che noi lo riteniamo uno strumento vecchio, perché anche coefficienti territoriali e criteri territoriali che non funzionano, che non sono adeguati ai costi primari dei singoli territori, che sono diversi gli uni dagli altri. È uno strumento che non funziona perché è uno strumento ritenuto anche psicologicamente, non solo pragmaticamente, come uno strumento vessatorio. Noi pensiamo che non abbia funzionato in funzione di strumento antievasivo, ma abbia funzionato e stia funzionando come uno strumento vessatorio. Continuiamo a fare richiesta a voi di poterne discutere, abbiamo consegnato anche una risoluzione in Commissione Finanze perché noi pensiamo che l'abolizione e l'abrogazione di questo strumento possa anche creare ulteriore gettito per le casse dello Stato, poiché libera risorse da parte delle aziende che potrebbero alcune essere reinvestite e potrebbero Concluda. aiutare la ripresa economica. Grazie.